No, questo è proprio fatto duro. Sulla pianta dei piedi. È un grattabarba. Siamo andati dalle persone e abbiamo chiesto loro di indovinare una serie di oggetti di design per vedere se sono effettivamente quello che sembrano. Di che cosa si tratta? Non è un portabanana. È un vibratore. Apri e ci metti dentro. Una zucchina. Pisellino. Sento 2 metri, un pisellino. Scusa, ma sai che cos'è questo? Come faccio a spegnere? Apri il cielo da sopra. Qualcosa di sessuale. Però un banana me ne arriva perché? Cioè può avere un po' una di serie utilizzi. Vari. Che perché tu l'hai visti già questi in giro? Ah, non ho. Dito per inchinare le scarpe. Dito medio finto. For some drugs, maybe. For some drugs. No. Devo dire queste cose. È un filtro? È un passaggio di qualcosa? Passa l'acqua qua dentro? È un ambiente casalino. Ma non è tizio. Vieni qui, vieni qui. È un porto banana. Ma neanche a farlo apposta, e avevo in bocca la banana. È veramente un oggetto così. Cercavo un portabanana? Sì. Che perché sì, è di plastica, secondo me fa male. Nesus for banana to drag. Ah, ok, there's a sex story. Gioco erotico. Il clitoride. È una cosa che riguarda l'erotismo. Ha detto che è un vibratore. Gli organi sessuali. Ma sei un vibratore! Ma no, in un punto specifico. Bravo! Ah, non è vero. Io ero convinto fosse il clitoride. No, non è la stessa. Adesso diamo un messaggio. Il clitoride non è il punto G. Serve per stimolare il punto G. Yes, G spot. Un modo per trovare il punto G. Adesso stai chiedendo troppo. Specifico. Io lo devi trovare. Che devo metterci il braccio dentro usare sto coso poi, non ho capito, è una caverna. Provateci il punto G. La trovateci, tra. Fai il trabocchetto, mi fai, maschio, Come abbiamo detto all'inizio, nel mondo del design nulla è quello che sembra. Andiamo a vedere che cosa. Ah, ecco perché vibrava. Sì, però dovete dirmelo, ragazzi, cioè non è che posso stare qua con questa cosa.